Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questo video di Tele Italia. Matteo Renzi parla al Senato prima del voto che poi sancirà l'avvio, tra virgolette, del processo a Matteo Salvini sul caso Open Arms. Dico tra virgolette perché dovrà prima passare dal GUP, giudice per le udienze preliminari, che può archiviare tutto o rinviarlo a giudizio, cioè aprire effettivamente il processo. Matteo Renzi cerca di trovare delle scuse perché dichiara di votare sì per processare Matteo Salvini, in contrasto con quello che aveva detto e fatto un mese fa, quando nella giunta per le autorizzazioni a procedere per andare contro Conte aveva votato a favore di Salvini. Adesso, come dicevamo, deve sorreggere Conte perché ha capito che il suo partito non ce la farebbe alle elezioni a entrare in Parlamento e in Senato con la soglia di sbarramento al 3%, allora lo sostiene Conte e va contro Salvini. Ma quello che lui dice in Senato non regge, perché Renzi dice questo: fermare un barcone in mezzo al mare non ferma l'immigrazione clandestina, ma aumenta i follower. Quindi sta dicendo che la motivazione dell'atto di Salvini di fermare questa nave per 19 giorni era una motivazione elettorale e non per il bene dell'Italia. Quindi un fine diverso a quello per il bene dell'Italia, quello politico. Quindi un fine personale, non politico. Questo è quello che dice Matteo Renzi. Ma perché non è un fine personale, ma è un fine politico? Visto così, di primo acchito, ha fermato un barcone, punto. Prima di tutto non era un barcone, ma era una nave di una ONG. Non è il classico barcone per identificare quelle barche tutte trasandate che arrivano sulle nostre coste. Era una nave ONG spagnola. Prima di tutto, l'idea, l'intento e il fermare queste navi, a che cosa serve? Non serve per fermarli in maniera così fine a se stessa, serve per cercare, prima che arrivino in Italia, una redistribuzione europea, cioè un chiedere aiuto agli altri paesi per prendere una parte di questi che in maggioranza dei casi sono clandestini. Diciamo che gli altri paesi non vogliono i clandestini, per loro non esistono, per loro esistono solo richiedenti asilo da verificare prima, che sono sempre una manciata, si contano su una mano, su una nave. Quindi quei richiedenti asilo, 4, 5 che ci sono su una nave, magari se ci sono dei paesi volenterosi vengono distribuiti, se no niente. Ma cosa succede? Che Matteo Salvini, fermando questa nave, il suo intento non era una mossa elettorale, era fermare la nave per tenere la notizia in vista e indurre gli altri paesi europei a dire: va bene, mandali da me, mandamene 10, mandamene 15. Questo era l'intento di Salvini nel fermare quella nave, punto 1. Punto 2, perché Matteo Salvini ferma quella nave? Propaganda, attenzione, attenzione. Matteo Salvini, l'aver fermato diverse navi nel tempo, poi sequestrate queste navi, ha portato a una mancanza di fiducia sulle coste africane a partire verso l'Italia. Quindi meno fiducia perché c'è Salvini che sequestra le navi, non ci fa entrare, le navi sequestrate non sono più davanti alla costa libica, quindi non possono più traghettare come taxi i clandestini dalla Libia, dalla Tunisia all'Italia. Quindi il fermare le navi, eventualmente poi sequestrarle, confiscarle, tutto quello è stato un disincentivo alle partenze. Questo disincentivo alle partenze che cosa ha provocato? Come dicevo in tanti altri video, il sfavorire le partenze, dicendo l'Italia ha porti chiusi, l'Italia non si entra, dicendo questo c'è sfiducia nel partire, quindi partono meno persone. Meno persone. Infatti, il successo dei decreti sicurezza bis era proprio questo:
Fermare le navi, lasciarle lì, ritardare lo sbarco, costringere gli altri paesi a prendere qualche migrante e poi eventualmente dare multe da 1 milione che non sono mai state date, confiscare le navi, non sono mai state confiscate, sono state sequestrate dai magistrati e poi dissequestrate. Quindi l'idea era questa di rallentare la macchina dell'immigrazione clandestina tra ONG, scafisti e sbarchi autonomi. La macchina dell'immigrazione clandestina si era realmente rallentata perché gli sbarchi erano ridotti, si erano ridotti del 75%, con una riduzione dei costi per lo Stato di 1,5 miliardi in un anno, in meno di un anno. Quindi questo disincentivare le partenze, che cosa ha fatto? Che sono partite meno persone e quindi sono arrivate meno persone e di conseguenza meno partenze, meno morti in mare. È ovvio che più partono e più muoiono in mare e più arrivano in Italia. Questa è una proporzione ovvia, ovvia. Quindi più persone partono e è più probabile che ne muoiano di più in mare. Meno partono, c'è meno probabilità che muoiano persone in mare. Questo è ovvio, non è un'opinione, ma è ovvio. Quindi Matteo Salvini, fermando questa nave per 19 giorni, ha contribuito a frenare le partenze proprio perché c'era sfiducia, frenare le partenze e dall'altro lato a indurre i paesi europei a prendersi in carico qualche clandestino anche loro. Questi sono i due motivi, non come dice Renzi, che tutto è stato fatto per aumentare i follower, cioè i seguitori, quelli che ti mettono mi piace alla pagina in Facebook. Ed è per questo che Salvini lo chiama una banderuola, una persona a cui neanche più i genitori danno il voto e che nessuno gli crede. E quindi la realtà è diversa. Quando Matteo Salvini ha sentito queste parole di Renzi, gli ha dato del venditore di tappeti. Poi in serata ha detto: no, realmente non è un venditore di tappeti perché così offendiamo i venditori di tappeti. Quindi Salvini abbastanza arrabbiato con il solito Renzi che gioca per gli affaracci suoi, esclusivamente e comunque sempre per gli affaracci suoi. Ma anche gli altri lo fanno, attenzione, anche gli altri lo fanno, ma gli altri non si fanno beccare. Lui si fa beccare sempre e comunque, è chiarissimo quello che fa, non riesce a nascondere nulla di quello che fa, mentre gli altri sono più professionali perché tutti i politici pensano prima a se stessi, però lo camuffano meglio. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale. L'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti in YouTube. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.